Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, o però mia versione JP, perché oggi dobbiamo pullare. Preferisco per i personaggi nuovi, lo sapete, a differenza dei personaggi che già possiedo, pullarli la mattina presto, prima di ovviamente fare tutte le cose che faccio durante la mia giornata, in modo tale che poi ho la possibilità di lavorarci su per fare le board, per fare tutti i potenziamenti, per fare tutto quello che bisogna fare, e poi successivamente avere la possibilità di utilizzare il personaggio in questione direttamente in live, e quindi poi parlare e guardare un pochettino insieme il nuovo personaggio con occhi un po' più critici, e quindi vedere se effettivamente è un personaggio valido oppure no. A chi mi riferisco? Oggi ovviamente è uscito Rex da Final Fantasy XII, fratello di Van, che praticamente è il personaggio nuovo di questo mese, che possiede la prima free multi gratuita, e inoltre abbiamo anche i ticket del completamento della Spiritus di Shiva. Quindi abbiamo praticamente 4 multi summon gratuite per tentare il miracolo, e poi ovviamente il ticket giornaliero gratis, che a cui faccio veramente poco affidamento. I personaggi in questione che ritornano sono principalmente Garnet, che comunque già conosciamo e che abbiamo già avuto modo di poter analizzare e valutare insieme. Tra l'altro Garnet è un personaggio che ha già la sua board FR, quindi possiede già la sua eco, quindi non abbiamo nessun potenziamento, nessun rework per quanto riguarda Garnet, essendo un personaggio molto recente. E poi vabbè, abbiamo il banner della campagna Feod, che stanno uscendo praticamente a rotazione, dove ci consentono appunto di ottenere personaggi per poi aiutarci in queste Feod. Poi vabbè, abbiamo comunque i banner ancora di Shiva attivi, quindi non è questo un grosso problema. Io direi di fare free ticket subito qua, così ci leviamo subito il dente, vediamo un po' cosa esce. Ovviamente un'arma bronzina che non mi interessa. Faccio la multi prima da Garnet, dato che comunque Garnet non mi interessa come personaggio, però c'è comunque la FR. Potremmo avere la FR di Rex dal free. Sarebbe una grandissima giocata, perché così potremmo pullare senza problemi nell'altro banner in cerca magari della BT. Quindi ottimo, sperando che sia quella di Rex. Ha fatto un piccolo connecting, quindi un pochettino ci spero. Però yes, ottimo, perfetto. Abbiamo già la Force di Rex, prima arma del personaggio, ottimo, veramente ottimo. Il primo personaggio, cioè la prima arma del personaggio, è niente proprio di meno che la sua FR, portato già a livello 70 automaticamente, come già ovviamente sappiamo. E adesso possiamo spostarci nell'altro banner. Abbiamo la multi summon gratuita anche qui, i 3 ticket viola e poi questi 80 ticket che avevo intenzione di buttare giusto per tentare la sculata, ma avendo già ottenuto la Force, diciamo che l'unica sculata che qui tecnicamente dovrei ottenere è la BT. Quindi vediamo un po' se Rex ci fa questo regalo. Se Rex mi esce tutto dalla free, lo maxo sicuro, perché alla fine un personaggio gratis, così tra virgolette gratis, fa sempre comodo da poter sfruttare, soprattutto con la feud imminente che avremo a fine mese. Sarà sicuramente un buon investimento. Ok, e Lady di Bash, che vabbè, Bash già noi lo conosciamo. Rex non lo considererei neanche un Bash 2.0, è comunque un tank DPS come avevo immaginato e come avevo già predetto diverso tempo fa.
Però funziona in maniera diversa. Funziona come tank, ma non neanche tanto come counter. Funziona bene in un team counter perché ha un attacco preventivo. Attacco preventivo che comunque diventa doppio con la sua BT. Quindi il pezzo forte in realtà del kit di Rex, a mio avviso, è più la BT che la Force. Anche perché la sua Force, sinceramente parlando, non mi piace più di tanto. Ha delle percentuali bassine che lo portano a un 80% totale, che sinceramente parlando non è una Force, diciamo tra virgolette, ottimale, dato che ultimamente abbiamo visto comunque delle Force che arrivano anche al 90, anche 100 in alcuni casi, dipende ovviamente chi abbiamo di fronte. Un 80 tra l'altro con un 20% che si attiva quando lui praticamente subisce danno, non mi fa saltare, diciamo, non mi fa saltare di gioia, anche perché i colpi che lui può effettivamente prendere sono quelli singoli. Ovviamente i colpi AOE verranno considerati comunque nella sua Force, perché l'importante è che lui subisca quel danno Bravery. Però principalmente, se devo appunto trovare un pelo nell'uovo, se trovo trovare un difetto, è sicuramente la Force. La Force che non mi fa impazzire, con quel 20% appunto quando subisce danno, e poi un 30% quando si utilizzano danni tuono, e un 30% quando si possiede un buff overhead. Quindi condizioni di un 60% ottimale, però un 60% ottimale sinceramente parlando non è un granché. Quindi diciamo che non mi ha fatto saltare dalla sedia il suo... La sua Force, ecco, mettiamola così. La BT invece è interessante, perché la BT non fa calare gli stacks del suo buff dal Maskan Loyalty Soldier, se non mi ricordo male si chiama, che consente praticamente l'attacco preventivo, che da 2 stack in poi fino a 5 diventa nella sua versione Plus. Quindi abbiamo comunque un ottimo attacco. Abbiamo comunque un ottimo attacco in questo frangente. Quindi è molto molto figo. E diciamo che secondo me l'unica cosa valida è la sua BT, che comunque permette appunto di fare questi attacchi preventivi, che però non sono neanche tanto counter. Quindi non so se effettivamente lo possiamo giocare in un team counter, anche perché Rubicante è senza ombra di dubbio più forte come leader dei team counter. Quindi lui potrebbe essere inserito magari in uno di quei team dove... vabbè, nel frattempo qui abbiamo sfasciato completamente la magia. Dove praticamente si può utilizzare con attacchi preventivi, con attacchi addizionali. Quindi probabilmente è molto più come dire, molto più sinergizzante con un core piuttosto che con un Rubicante. Quindi fare un team per esempio con Rex, core e poi diciamo un altro personaggio che effettivamente possa fare, ma anche un Machina stesso volendo, che possa fare dei counter, o comunque che possa fare in generale questa roba di poter attaccare fuori dal proprio turno, permetterebbe a Core di essere un po' più incisivo. Va bene, non so se andare di gemme o di andare di questi 80 ticket, perché comunque mi mancherebbe la BT, cioè vorrei effettivamente ormai anche trovare la BT. Però va bene, questi 80 ticket ormai li buttiamo per la scienza, vediamo se riusciamo a effettivamente magari fare il colpaccio di trovare la BT tramite i ticket, che sarebbe comunque un buonissimo colpaccio. Ovviamente nessuna orb. Oh, attenzione, una orb viola che potrebbe comunque cambiare, quindi la guardiamo giusto per curiosità. Se fosse un'altra Force di Rex va benissimo, alla fine risparmio un po' di High Power Stones, che sinceramente schifo non fanno. Se addirittura dovesse cambiare in BT ancora meglio, però ci spero poco, ci credo poco in realtà. Esatto, ecco, Force di Garnet, vabbè, non è un dramma, abbiamo già preso la Force di Rex, quindi va bene, lo accetto. Una High Power Stones gratuita non fa mai schifo. Ok, orbo dorata la guardiamo e arriviamo ai 900 ticket che mi ero prefissato di raggiungere
per poi ovviamente andare oltre, perché non ha senso andare di ticket per cercare una BT. I tokens purtroppo non ce li ho, purtroppo non possiedo tokens. Potrei andare di gem. Oh, bella la LD. Effettivamente io la LD non ce l'avevo, non ho neanche la X, però la X la posso prendere coi tokens, perché i token X li possiedo, se non ricordo male. Sì, ho ancora 30 token X. I token BT purtroppo non ne ho a sufficienza, quindi sono un po' stretto con le risorse. Oddio, potrei effettivamente tentare un paio di gemme e vedere la mia situazione, anche perché ancora la X mi manca, però sì, la potrei prendere. E sì, ma come sono messo a risorse per la BT? Se non sbaglio ne potevo fare due. Sì, perché ho praticamente 5 lingotti, di cui 2 li utilizzo, un libro per avere l'altro lingotto, e quindi sì, fondamentalmente posso farne 2. Mi sto tenendo, diciamo, largo con le risorse per le BT, perché spero sempre in un personaggio nuovo che mi possa allettare nel pitarlo. Ecco, lui per esempio non mi alletta il piti, se devo essere sincero. Credo che sia un personaggio valido nel team giusto, però credo anche che non lo riuscirei ad utilizzare più di come lo vorrei utilizzare. Ho purtroppo questo problema. Vabbè, le orb azzurre le skippiamo. Vediamo queste 40.000 gemme che cosa ci danno. Visto che sono a 540.000, vediamo se magari queste 40.000 così dispari, mettiamole così, possono effettivamente darmi qualcosa. I ticket me li voglio conservare per un personaggio in futuro. Potrebbe anche essere Rem la possibile candidata di ticket, perché alla fine con le force, avere le force comunque che diventano eco, non è male. Avere le force che comunque vengono trasformate e diventano eco non è affatto male, quindi diciamo che almeno quello lo vorrei effettivamente sfruttare per, non dico tutti i personaggi, ma per più personaggi possibili. Avere un personaggio con l'eco fa comunque comodo, sono danni gratis, quindi ok. Un'altra LD, dovresti darmi la X però effettivamente. Vorrei la X, se è possibile. O anche la BT, ovviamente. Quindi X e BT. Allora, direi che come spesa per il momento siamo abbondantemente in vantaggio, visto che abbiamo ottenuto comunque una force dalla free, che è assolutamente un colpaccio, dato che comunque molti dei personaggi vanno... Attenzione. Oddio, doppia forza addirittura. Non mi era mai successa una cosa del genere. Madonna, pensavo forse poi addirittura trasformazione in BT, cioè tutte le orb in un'unica volta. Però va bene, ok. Quindi già doppione della force di Rex mi va benissimo. Mi va assolutamente benissimo. Così risparmio comunque risorse. Poi anche 2 force extra di Garnet che posso vendere tranquillamente, quindi va benissimo. La X ancora non è uscita, tra l'altro vi sottolineo che appunto la X ancora non è uscita, cioè mi è uscita la FR ma non mi è uscita la X. Ecco, LD di Bash. Ovviamente queste sono tutte armi che non mi servono proprio, perché non mi servono proprio. Ok, orba azzurra la schippiamo malissimo. E sì, siamo a metà dell'opera. 200 G tokens. Ok, le ultime 5k per ritornare a 500.000. Beh, oddio, fare un PT qui su Rex in realtà non mi piace tanto come idea, se devo essere sincero. Devo essere sincero, non mi fa impazzire l'idea di andare a Piti, perché almeno la X ce l'abbiamo.
Ok, quindi l'unica arma effettivamente è la BT, ma andiamo a vedere un attimo se ho delle BT doppioni che effettivamente devo vendere, perché il dubbio mi viene. No, non ho BT doppioni da vendere. No, ho soltanto queste, ma non sono doppioni perché non sono doppioni, niente, ok. Già le doppione, diciamo le BT doppione le ho vendute, quindi oddio, siamo a 240. Vabbè, ormai direi che possiamo andare. Ormai direi che, visto che il PD ormai costa 400, non costa più neanche 500, diciamo abbiamo un piccolo sconticino e comunque abbiamo anche tutte le multi gratis che abbiamo fatto, quindi una multi gratuita più 3 ticket viola che sono per l'appunto altre tre multi. Diciamo che già il risparmio comunque c'è stato. C'è stato. In un modo o nell'altro c'è stato. Piccola, veramente una piccolissima consolazione. Perché un PD è sempre un PD. Però. Ok, magari ci fermiamo a 300. Chi lo sa? No, non ci fermiamo a 300. Quindi andiamo ancora a deep. Ok, un'altra X va benissimo. Purtroppo sono sceso. Basta, ormai le skippiamo. Ottima, un'altra D-Rex. Ormai non c'è più niente da sperare perché siamo praticamente andati a PD. È più un PD questo di esperimento per me, perché alla fine non mi sento di pitare questa BT, se devo essere onesto. Ok, buono, mi sono uscite un paio di LD in più. Va bene, 460k che sinceramente parlando non mi dispiacciono. Mi permettono comunque di fare abbondantemente diversi piti qualora dovessero arrivare personaggi interessanti. Poi con 900 ticket possiamo gestire quelle force che arrivano nell'intermezzo, no? Magari di un personaggio in particolare che prende un FR interessante e quindi la possiamo cercare solo con i ticket. Quindi direi che per il momento non mi posso lamentare più di tanto. Detto ciò, ovviamente io vi ringrazio per essere stati con me, spero che il video possa esservi stato utile e divertente anche da certi punti di vista. Noi ci vediamo questa sera in live su Twitch per provare il personaggio di Rex, commentarlo insieme, valutarlo insieme e poi ovviamente passare dalla controparte global perché devo ancora pullare Rinoa. Quindi esatto, pulleremo in live Rinoa e poi faremo le Feod. Faremo la Feod, anzi, insieme e basta. Quindi penso che penso che tutto vada bene in questo modo. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, vi saluto e ci becchiamo stasera. Bye bye!